Il calcio è fatto di risultati positivi e negativi, che è fatto di momenti, e la gestione di questi momenti fa la differenza. Il calcio è fatto di gioie, dolori, sofferenze, sacrifici, ansie, paure, felicità. E il calcio è bello perché fa provare queste emozioni. Quello che dico, e ci tengo tanto a dirlo, che noi non dobbiamo dimenticare quello che ci ha portato in Lega Pro. Noi non dobbiamo mai dimenticare quello che siamo. Perché se non dimentichiamo quello che siamo, non viviamo bene presente e futuro. Non dobbiamo essere saccenti, non dobbiamo essere presuntuosi, dobbiamo essere umili. L'umiltà significa consapevolezza dei propri mezzi. E oggi la squadra è stata umile, ma l'è stata anche a Monopoli e è stata anche con la Gerbison. In un risultato non può cambiare l'essenza di questa squadra, di questi ragazzi, di questo staff tecnico che lavora dalla mattina alla sera 24 ore su 24 per cercare di dare sempre il meglio. Il modo migliore per onorare questa piazza è sempre stato quello di lavorare in silenzio, di sorridere anche attraverso una sofferenza che ti porti dentro, perché la cosa più difficile nel calcio è sorridere quando le cose non vanno bene, perché questi ragazzi hanno bisogno sempre e comunque di essere sostenuti. Perché non sono stati fenomeni col Catanzaro, non sono Brocchi con la Gerbison, sono ragazzi che danno tutto e di questo io ne vado fiero. Il campionato sarà questo, fatto di prestazioni, fatti di risultati attraverso degli episodi che a volte possono essere positivi o negativi. E quello che io vorrei e che desidererei che anche da noi stessi, anche dal nostro interno, ci siano sempre messaggi positivi, perché questi ragazzi hanno bisogno di tutti quanti noi. Daremo tutto, sempre e comunque. Di questo i nostri tifosi possono stare sicuramente tranquilli. Ecco, l'essenza della famiglia Cerignola deve esserci sempre e comunque nel bene e nel male. È in questo momento che mi sento di aumentare ancora di più questo tipo di atteggiamento, di attenzione, perché per far sì che le cose vadano in una certa maniera abbiamo bisogno di essere sempre uniti e compatti.